Doveva essere inaugurato entro il 2017, ma a questo punto sul campus automotive della Val di Sangro potrebbe scendere il sipario, almeno per il momento. A lanciare l'allarme è stato questa mattina a Pescara il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che insieme al deputato Fabrizio Di Stefano ha spiegato che la giunta regionale, con una delibera del 3 febbraio scorso, ha di fatto congelato il progetto che prevedeva una dotazione finanziaria di 26 milioni di euro di fondi europei, rinviandone ogni eventuale attuazione alla programmazione 2014-2020. Alla base della decisione del governo regionale ci sarebbero le difficoltà a completare l'iter burocratico in tempo per il 31 dicembre di quest'anno, data ultima per evitare il disimpegno delle somme. Timori non condivisi da Forza Italia, in quanto già lo scorso autunno la Camera di Commercio di Chieti, partner del progetto ed ente attuatore, aveva fatto sapere alla Regione di essere pronta alla pubblicazione dei bandi per il campus. Ora, su richiesta del capogruppo Lorenzo Sospiri e del presidente della commissione di vigilanza Mauro Febbo, l'onorevole Di Stefano presenterà un'interrogazione parlamentare per sapere se i due ministeri che avevano sottoscritto le intese sul campus, quello dell'istruzione e quello dello sviluppo economico, condividono la scelta della Regione. Un cambio che ci fa insospettire. Perché tutto quello che era un lavoro di preparazione a monte, durato anni, incontri, accordi di programma sottoscritti da due ministeri con la Regione Abruzzo, viene tutto spostato nel 2014-2020, ma di fatto, essendo un'opera di valenza tecnologica, sappiamo bene che tra qualche anno sarà vecchia e quindi non sarà più necessaria o comunque sarà da ricostruire tutta quanta, per un non meglio precisato tipo di bando, uno per, così dice, recita la delibera del 7 febbraio, uno per strutture afferenti in automotive e un altro per progetti di sviluppo locale, non, senza capire le cifre, senza capire come, senza capire la partecipazione, senza capire che ricadute occupazionali daranno. Quel progetto aveva un suo piano economico, finanziario e occupazionale che avevamo condiviso non soltanto noi, ma anche i ministeri che lo avevano sottoscritto. E Mauro Febbo critica la scelta del governo regionale di modificare continuamente la programmazione dei fondi, che potrebbe portare alla perdita dei finanziamenti. Assistiamo ad una serie di modifiche e poi addirittura di revoche quando si rendono conto di commettere questi errori. Anche in questo caso, tra l'altro, su un investimento particolarmente attenzionato, particolarmente importante, su cui avremmo voluto capire anche che cosa ne pensavano le organizzazioni datoriali, le organizzazioni sindacali. E non riusciamo a capire come si possa continuamente arrivare a modificare una vecchia programmazione, peraltro siamo all'inizio del 2015, quando il tutto deve essere deciso entro il 31 dicembre 2015 senza che vengano convocati i tavoli ufficiali, cioè senza che venga interpellato il cosiddetto tavolo di sorveglianza, dove ci sono tutti gli attori, non solo quelli che hanno partecipato così ad una stesura di una delibera, ma ci sono i ministeri, ci sono le organizzazioni datoriali, ci sono le organizzazioni sindacali, che insomma sono la parte attiva, quelli che poi devono rilasciare le autorizzazioni. Veramente siamo preoccupati perché noi riteniamo che a metà febbraio ancora avere l'autorizzazione significa veramente cercare di arrivare al disimpegno, e questo ci preoccupa notevolmente.